Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesco Liucci e sono un giovane professionista di tennis. Sul mio canale potrai scoprire la mia attività professionistica dentro e fuori dal campo. Nel video di oggi voglio andare a raccontarvi la quarta giornata di Serie B giocata fuori casa al Circolo Tennis Brindisi. La maggior parte di voi che guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questi video vi stanno interessando e magari iniziate a iscrivervi al canale e lasciate un bel like. Nello scorso video uno di voi mi ha commentato dicendomi: perché non provi a commentare stesso le tue partite durante il video? Questo perché comunque quando guardiamo i punti, dopo un po' la gente inizia a stancarsi. Quindi oggi faremo un video leggermente diverso dove andremo a commentare la mia partita, a cercare di capire un po' gli errori che abbiamo fatto e cosa invece è andato anche abbastanza bene, perché bisogna commentarli entrambi. Quindi oggi faremo questo video diverso. Fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti se c'è qualcosa che volete vedere di nuovo o che vi sta piacendo. A me dareste davvero una grande mano a scoprire tante altre cose e ve ne sarei davvero tanto grato. Vai, allora partiamo. Giochiamo sicuramente con un avversario davvero molto, molto buono, soprattutto a livello tecnico. In questo primo punto ricordo il fatto di aver sbagliato questo cambio di sventaglio lungo linea che ha lasciato libero il campo al mio avversario. Quindi ho accorciato un po' lo scambio e lui è stato abbastanza bravo ad entrare. Stessa cosa per quanto riguarda lo scambio successivo, riuscivo a costruire bene da dietro, poi quando andavo a cambiare ero troppo lontano dal campo per poter girare il match. Bene per quanto riguarda anche il primo game di servizio, comunque sono game abbastanza importanti per poter iniziare il match. Solitamente sono uno che fa un po' più fatica nei primi match, soprattutto a sciogliersi e poi a trovare il suo piano di gioco. Ricordo che in questo game ho lottato un po', nel senso siamo arrivati 40 pari e me ne sono uscito bene con queste due azioni, ovvero questa qui che state vedendo in questo momento, dove comunque ho tenuto abbastanza bene la diagonale per poi cambiare di rovescio lungo linea abbastanza in sicurezza. E il punto successivo ho servito una buona seconda abbastanza profonda. In questo punto, nonostante abbiamo vinto lo scambio, ci sono due cose di cui vorrei parlarvi, ovvero c'è stata una buona costruzione del punto e quando avevo la possibilità di entrare e poter cambiare angolo, ho giocato un'altra volta sul rovescio, quindi in quel caso avrei cambiato più lungo linea rispetto a giocare un'altra palla sul rovescio. Poi sono stato abbastanza bravo a girare lo scambio e alzare un secondo lob più profondo. Bene questo schema, anzi in particolare questo game, gestito abbastanza bene è abbastanza in spinta sia da partire con il servizio che con la prima giocata di diritto, dove ho sempre messo in difficoltà il mio avversario. Lui ha giocato comunque un ottimo game di servizio, il game successivo, all'interno di questa partita sicuramente qualche occasione in più durante i game di risposta
dovevo crearmela. In questa azione qui particolare c'è stato un piccolo errore, ovvero per due volte di fila l'ho fatto, sia in questa che ne sono uscito abbastanza bene con un'ottima palla corta, ma anche nell'azione precedente, ovvero ho avuto davvero due palle davvero molto corte per poter entrare e invece ho aspettato e sono tornato un'altra volta indietro, dove sicuramente l'idea migliore è quella di cercare di andare a prendersi il punto a rete. Stessa cosa anche qui, diciamo che è un po' tutto l'andamento del match, ovvero cercare di andare a prendere qualche punto in più a rete. E era la palla facile per poter andare avanti e poter chiudere il punto molto prima. Invece ho giocato una palla in più. Bene questo scambio con riguardo a questo game ero sotto con il punteggio, ovvero 15-40, e ho gestito davvero molto bene questo game, cercavo di spingerlo il più possibile, soprattutto cercando di fare gioco con il diritto, e è andata abbastanza bene. C'è stato forse questo qui e il secondo game del secondo set è stato l'unico momento dove sono calato un po'. Vi fermo un attimo dicendovi che all'interno di questo video ci sarà un piccolo spoiler per quanto riguarda il video di venerdì sera. Bene, adesso iniziava il secondo set e dove ho iniziato a servire ed ho iniziato anche abbastanza bene, sia per quanto riguarda la spinta con il dritto, l'uscita dal servizio e le traiettorie fino al 40-15, dove in questo momento lui ha fatto un'ottima risposta di dritto. Però dopo mi sono fatto un po' rimontare e ho preso break. Questo è l'unico momento, diciamo tra virgolette, negativo per quanto riguarda il match, dove all'interno di comunque partite di alto livello, una volta che prendi il primo break, è davvero molto difficile ribreccare il giocatore. Anche se... avendo visto un po' di più questo Roland Garros, ho visto che anche stesso nella semifinale di Nadal o anche stesso all'inizio della finale ci sono stati davvero tanti break, quindi è diverso rispetto al cemento, sul cemento c'è qualche chance in meno. Comunque sono stato abbastanza bravo a continuare e a riprendere al secondo game di risposta e a riprendere il break. L'unica cosa che forse vorrei un po' migliorare è questa risposta da dietro. Spesso sulla terra mi metto sì un po' più lontano per poter iniziare lo scambio, come in questo caso uno scambio un po' più lungo, dove lui mi ha fatto una buona palla corta e un ottimo dritto, però cercare di dare un po' più di pesantezza a questa risposta con un po' più di traiettoria. Poi diciamo che da questo momento in poi ho alzato un po' di più il livello io e lui pian piano è andato un po' più a scendere. Comunque ho cercato pian piano sempre di mettere un piede in più in campo, che è sicuramente la cosa più importante, mentre lui pian piano giocava sempre più dietro e più corto e mi ha dato la possibilità di fare sempre gioco. Thank you.
Ok, questo match è arrivato alla fine, questo è il match point, e abbiamo vinto 6-3-6-1, e anche la squadra ha vinto 4-2, grazie anche alla vittoria mia e di Enrico per quanto riguarda il doppio e alla grandissima prestazione di Vilardo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa nuova iniziativa vi può interessare, se vi fa più piacere vedere questi video con un commento sotto. Allora ragazzi, grazie per essere arrivati fino a questo punto. E nel video di venerdì sera andremo a fare la prima collaborazione con un'azienda che è stata davvero molto gentile ad inviarmi il loro prodotto, che andremo a recensire venerdì sera. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova iniziativa, questa collaborazione, e di portarvela nella maniera più semplice e chiara possibile.